Come possiamo parlare di edilizia ed urbanistica senza interpellare l'illustre professore Edoardo Cosenza? L'abbiamo già fatto qualche settimana fa e lo avete visto, lo abbiamo scomodato anche in questa occasione. Buonasera professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Poi devo dire che non mi avete scomodato, sto comodamente seduto in una poltrona, quindi diciamo. Lei è troppo buono, professore. Allora, noi abbiamo visto che c'è gran fermento tra gli ingegneri, ma non solo, sull'isola d'Ischia per quanto riguarda i bonus, i sisma bonus, l'eco bonus, il super bonus di 110%. C'è stato questo autorevole punto di vista del professore Rispoli. Insomma, in effetti, cosa possiamo dire? Questi bonus sono o non sono applicabili all'isola d'Ischia e nello specifico alle località interessate dal terremoto di 3 anni fa? Che idea vi siete fatti? Beh, allora io in generale mi sono fatto l'idea che sia un provvedimento molto importante perché da ingegnere faccio i conti. Su questa misura, che poi è l'articolo 119 del cosiddetto decreto rilancio, ci sono 14 miliardi di euro. Il complesso del decreto rilancio in Italia è 55 miliardi di euro, 14 diviso 55 fa il 25%, cioè un quarto di tutta questa grande manovra è nelle 2-3 paginette dell'articolo 119 cosiddetto super bonus. Quindi è chiaro che il governo vuole investire moltissimo nel comparto costruzioni, sia per dare efficientamento energetico e quindi vuol dire seguire delle direttive europee, ma significa anche far risparmiare sulla bolletta ai cittadini, sia sulla parte bonus, sisma bonus, che vuol dire mettere in sicurezza o perlomeno migliorare sismicamente le proprie abitazioni. È qualcosa di importantissimo, il 25%, quindi l'idea che poi venga eliminato mi pare fantascienza, perché è il punto cruciale del decreto. Peraltro in un settore, vorrei ricordare, in cui in Italia, ma c'è nel mondo addirittura il 15% del PIL, del prodotto interno lordo, proviene dal mondo delle costruzioni. Quindi diciamo, si fa risparmiare l'energia che va bene per l'ambiente, si rinforzano sismicamente le abitazioni, ma si rilancia un settore cruciale, specie per il sud. Quindi in generale, benissimo. In pratica, diciamo, bisogna accompagnare altre manovre, perché è chiaro che in Italia è troppo difficile spendere i soldi nel mondo delle costruzioni. Quindi diciamo, il decreto semplificazione che è stato approvato questa notte, gli emendamenti al decreto rilancio, perché va come tutti sappiamo va convertito in legge un decreto, più le modifiche al testo unico dell'edilizia per gli esperti, il cosiddetto DPR 380, tra queste tre cose devono uscire molte semplificazioni, perché altrimenti diventa impossibile spendere. Stiamo parlando ancora in generale. In Campania certamente io mi batto e controbatto, visto che l'avete scritto anche voi, diciamo, sull'eliminazione di alcune cose come l'autorizzazione sismica del genio civile. Io ritengo che sia un provvedimento superato. 30 anni fa aveva un senso perché pochi ingegneri conoscevano l'ingegneria sismica. Oggi non ha senso, è solo una gran perdita di tempo, non dà valore aggiunto. Ci sono già tre figure che sono il progettista, il direttore dei lavori e il collaudatore statico che controllano. Non è che mettendo 4, 5, 6, 7, 10 controlli si migliora. Quindi questo è già un qualcosa che riguarda la Campania, perché sulle autorizzazioni sismiche la Campania è ancora più lenta. Poi sull'isola di Ischia in particolare, in realtà anche in altre parti della Campania, c'è in più il problema del condono. È chiaro che se non si mette mano, diciamo, alla compatibilità tra abitazione da condono piccolo, grande, diciamo di necessità o non di necessità, diciamo, eccetera eccetera, e applicabilità, c'è il rischio che c'è il rischio che non si possano usare questi fondi proprio dove servono, come Ischia. Questa è la verità. E poi teniamo presente, poi diciamo, mi fermo un istante e mi chiede quello che vuole, che una misura di 55 miliardi di euro non è che sono gratis, eh. Siccome noi siamo poco più di 55 milioni, sempre facendo le divisioni, come fa un po' l'ingegnere come me, sono 1000 euro a persona. Quindi, cioè la mia famiglia, che io, mia moglie e 3 figli, sta facendo un debito di 5000 euro su questo decreto rilancio, eh. Cioè, se noi poi facciamo il debito a Ischia e i soldi li usano a un'altra parte, proprio non va, eh. Non so se mi spiego, perché cioè, mica sono soldi gratis, no? Perché qua pare che ogni manovra qualcuno ha fabbricato i soldi, sono debiti.
sono debiti, cioè, è paradossale non usarli a Ischia. E quindi qualunque iniziativa che possa semplificare, favorire anche l'utilizzo in un luogo come Ischia, in cui sappiamo che ci sono spesso piccoli problemi, diciamo, di condono edilizio, piccoli, medi, grandi, adesso non voglio entrare, ben venga, perché la sicurezza è la sicurezza, non è che se uno ha fatto una veranda deve essere meno sicuro di un altro, insomma, cioè, questo è un po' il tema. Le diceva il condono, professore, ma ecco, come poter velocizzare l'esame di tutti i pareri che sono richiesti prima di poter accedere all'esame finale per avere o meno la sanatoria a seconda di una delle due leggi, perché sull'isola di Ischia e Campania sappiamo che c'è il terzo del 2003 che insomma non è applicabile. Sì, allora diciamo, per legge si semplifica la probabilità, cioè diciamo si mette il minimo il minimo delle regole da seguire, o si fa assunzione a contratto con formule semplificate di una massa di tecnici in supporto che semplifica, voglio dire, perché diciamo poi alla fine basta moltiplicare il numero di tecnici che lo guardano, e o appoggiandosi a organi dello Stato, non so, a Invitalia per esempio, o ad altro, perché voglio dire, nella ricostruzione dell'Aquila Reluis, di cui io sono presidente, o tutti gli universitari diedero una fortissima mano, diciamo, per una cosa importante come l'isola d'Ischia si può anche fare una squadra. Io questo l'ho anche detto alla regione, l'ho detto esplicitamente per iscritto alla regione: guardate che l'ordine degli ingegneri gratuitamente, in forma istituzionale, in forma anche anonima, che poi alla fine firma solo il presidente dell'ordine degli ingegneri, che sarei io, diciamo, garantisce per voi il controllo, facciamo una convenzione, i controlli li facciamo noi. Cioè, di chi si fida? No, c'è lo Stato, si fiderà di qualcuno, dell'ordine professionale, dell'università? Si fa una convenzione e se due tecnici devono esaminare 20.000 pratiche, basta fare, mo' ci vuole le divisioni, le moltiplicazioni, e capì che staremo anni, no? Diciamo, quindi io dico, da in parte semplificare e in parte anche fare all'esterno. Però, professore, mi consenta, io ho seguito e sto seguendo anche la vicenda a cui lei fa riferimento della ricostruzione lì a Casamicciola, a Cameno e parte di Forio. Sentendo la Regione Campania con il Presidente Bonavitacolo, abbiamo visto e abbiamo capito che la Regione intende, come dire, far realizzare un progetto di ricostruzione che sia unitario, non procedere quindi con le singole abitazioni, ma fare un progetto che insomma sia organico per quanto riguarda tutte le aree. Intanto però lì si sta proseguendo la messa in sicurezza di strade, si sta puntellando per garantire la riapertura della viabilità. Pare che siamo molto lontani forse da questo tipo di realizzazione. E che devo dire? Vicepresidente, allora sa, qui di progetti bellissimi siamo pieni, no? Poi ci vuole anche un po' di pragmatismo realizzativo. Da quanti anni c'è stata l'emergenza oramai stiamo andando di nuovo contro l'estate. Quindi sono tre anni dal terremoto. Stiamo ancora a discutere di mega progetti. Insomma, poi sì, sarà il mega progetto. Però, insomma, poi alla fine la realtà di Ischia è fatta di piccole abitazioni, mica di grattacieli, voglio dire. Quindi di che parliamo? Cioè, che si rimetta. Qui io su questo ho avuto anche un colloquio, diciamo, con la regione. C'è un commissario, facessi il commissario, poi la regione dopo tre anni vuole intervenire di nuovo per fare una pianificazione, ma la pianificazione si fa subito, non si fa dopo tre anni, no? Che poi i cittadini non credono più nelle istituzioni, quindi io, diciamo, sì, possiamo discutere in alcune parti limitate di zona rossa, dove proprio sappiamo oramai che ci sono le faglie sottostanti, dove anche, diciamo, nella precedente terremoto, eccetera, eccetera, ok, però non è qui, perché per fare grandi teoremi, poi alla fine non facciamo le piccole applicazioni, io sarei un po' più concreto, specialmente dopo tre anni dal terremoto, quindi io semplificherei le regole, non è che stiamo riprogettando Brasilia in Brasile, diciamo, no, stiamo parlando di quante abitazioni, cioè voglio dire, cioè, quindi c'è tutta sta pianificazione. E allora fatela subito sta pianificazione, io non lo so, io forse perché sono un modesto ingegnere civile, ma sarei un po' più pratico e pragmatico, diciamo. Quindi tornando a noi, restano comunque sotto il giudizio, così appeso ad un filo, queste abitazioni, ancorché interessate da domande di condono per quanto riguarda l'accesso o meno ai bonus di cui sopra? Purtroppo sì. Bisogna vedere che nei decreti attuativi il governo abbia il coraggio, no? Perché purtroppo noi sappiamo che questo tema è un tema politico, no? Diciamo quasi un tema nord contro sud, no? La politica ha paura di cacciare
dalla borsa, diciamo, questo problema, perché poi si dice i soliti abusivisti, criminali, delinquenti, no, diciamo, si associa a una serie di cose. E o il governo ha il coraggio di estendere, o la vedo dura. È però pure paradossale che non si usa il sisma bonus in un luogo sismico come Ischia, eh? Sai, perché questo pure, certo, diventa ridicolo, eh? E ripeto, qui sono soldi nostri. Cioè, l'idea che vengono dal Ciro, sti soldi, è falsa. Sono le nostre tasse, punto. O un debito dello Stato che pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti. E quindi io trovo che vada favorito. Tu dici, vabbè, ma è facile parlare così. È facile parlare così, però. Allora vogliamo l'assurdo? E allora ha ragione Rispoli, ha ragione Claudio D'Ambra, hanno ragione tutti quelli che dicono, facciamo, cioè, vediamo come dobbiamo semplificare, insomma, perché non è possibile. Professore, lei da tecnico prestato alla politica, no? Come mai, secondo lei, ogni volta a livello nazionale si sente la parola condono, come è capitato qualche giorno fa, e in una notte è stata immediatamente emendata e cancellata? C'è qualcuno che si avvispa, si preoccupa e cominciano a vedere i sorci verdi, insomma? E purtroppo quello che dicevo prima, si vuole associare al sud, no? Diciamo, se noi parlassimo di quote latte faremmo il contrario, no? Chi è che ha rovinato una parte dell'economia nazionale? Le famose quote latte, chi erano che delle quote latte? Era al nord, però i grandi giornali, i grandi media, eccetera, hanno spesso, diciamo, interesse a confondere le acque, no? Dicendo al sud sono neri, imbroglioni, e fanno le case abusive. E quindi diventa una battaglia politica di un ordine di grandezza superiore al problema pratico di Ischia. Questa è la verità, cioè diventa un cavallo di battaglia di chi fa opposizione, ma chiunque stia all'opposizione, perché non è che il problema, cioè se la regione sta nel centrodestra è il centrosinistra che lo dice, se la regione c'è il centrosinistra è il centrodestra che lo dice, diventa una battaglia politica, è un luogo comune, perché poi perché in Campania non si è fatto il condono del 2003? Perché sono tutti luoghi comuni, no? Da noi alcune cose sono abusive. E la stessa identica cosa in altre parti dell'Italia non è abusivo, perché c'è stato il condono, giusto? Cioè, quindi, purtroppo sono luoghi comuni difficilissimi da scalfire. Diciamo. Professore, noi siamo, come dire, alla vigilia di una stranissima campagna elettorale che sarà tutta balneare, no? Che si giocherà sotto gli ombrelloni quest'anno. Ma secondo lei quanto la pianificazione urbanistico-territoriale della regione ed anche quindi la questione più o meno del condono giocherà e sarà presente nella campagna elettorale? Poco. Oramai si vince mediaticamente, se sei imitato da Crozza o hai il Twitter di Noemi Campbell, vince e basta. Vedo una distanza tra i problemi, non so, la depurazione, si parla più di depurazione? Difesa del suolo, si parla più di difesa del suolo? Ne potrei elencare quanti ne vuole, no? Diciamo, oramai si vince sui media, sull'immagine, colpa nostra, colpa dei votanti, come dire, colpa dell'opinione pubblica, perché poi, quindi, io non credo che sarà un tema, purtroppo, questo come altri temi, no? Io a Ischia mi preoccuperei della depurazione, sinceramente, o della messa in sicurezza del territorio, no? Secondo lei se ne parlerà molto? No, penso di no, anch'io sono d'accordo con lei, però sono temi che comunque è amara, poi... È la mia considerazione, è amara, per amor del cielo, mica la per io la no, prendo. No, certo, però comunque se dovesse capitare qualche guai, allora ce ne dovremmo interessare per forza, insomma. È così, ci sono i picchi emotivi quando capita, sono fenomeni, quindi io mi auguro che sia una campagna elettorale sulla pianificazione urbanistica, suolo, depurazione, ospedaliera e teniamo tanti problemi, no? Perché Ischia non c'è un problema ospedaliero significativo? Figuriamoci un po', no? O la protezione dei litorali? Ne posso fare un elenco di problemi importantissimi. Penso che se ne discuterà molto poco. Mi auguro di sbagliarmi. Con lei, professore, mi auguro anch'io. Vediamo un attimino chi deve rimontare, quanto diciamo mette in luce questi problemi, no? Chi non deve rimontare non ha interesse a cambiare le carte in tavola, diciamo così. Quindi a chi al centrodestra, no? Che tra l'altro, come dire, Ischia è significativo, no? Perché lo sappiamo che, insomma, il coordinatore regionale di Forza Italia è un ischitano doc, proprio che è molto 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 collegato all'isola, peraltro persona stimabilissima che io conosco molto bene,
E sta a loro dire, ma questa campagna elettorale la vogliamo fare sull'imitazione di Crozza o le vogliamo fare sui problemi veri di Ischia, che sono quelli che abbiamo citato prima? Gli ischitani poi sono disponibili a cambiare idea su questo? Perché poi è vero pure il viceversa. Oramai, visto che ci siamo salvati dal coronavirus, la campagna elettorale è meglio che non... è inutile farla, tanto abbiamo già deciso tutto. Professore Cosenza, io la ringrazio, ho dimenticato forse all'inizio di presentarla soprattutto come presidente dell'Ordine Ingegneri di Napoli, ma anche, lo diciamo, come professionista prestato alla politica. Lei è stato assessore regionale all'urbanistica, quindi questo lo dobbiamo sempre ricordare ai posteri, perché è importante. Sì, sono anche restituito già da parecchi anni, quindi prestato e restituito gratis, diciamo. Però resta ingegnere. Quello non glielo toglie nessuno. Quelle ha fatto un esame di Stato, quindi quello è difficile che qualcuno me lo toglie. Perfetto, grazie professore, ci vediamo grazie. Presto. Allora parleremo di questo nuovo decreto appena usciranno i dettagli, così avremo modo di parlarne meglio. Eh sì, questa notte, insomma, parlarne sulle indiscrezioni, secondo me, penso che sia per lei che per me non è serio, insomma, perché sì, ci sono le slide, ma insomma... Bonus per bonus, io mi gioco il bonus di un prossimo contatto, allora. Ma io sono sempre a disposizione con simpatia massima, per amor del cielo, sono sempre qui. Grazie, grazie ancora, buonasera, buon lavoro, grazie. Arrivederci.